chiacchieriamo. E intanto che chiacchieriamo, giustamente sono partiti i 3.000 maschili. Abbiamo visto partire oggi Peter Grimmer della Quercia Trentina, ma davanti a tutti, ovviamente, davanti meglio la musica è cambiata, partenza veloce, vediamo se e chi avrà l'onere del ritmo, vediamo se sarà ancora lì, perché siamo in seconda posizione proprio la rosa, torno alla rosa. Gli applausi per questi atleti, ed è proprio una lepre, Marco Salami almeno, che cerca di dettare il tempo, abbiamo visto, la testa tra l'altro dotato di un 8-0-1, quindi lepre di lusso, ma ci sembrava che un gesto avesse chiesto se il ritmo poteva andare bene a Stefano La Rosa, l'atleta dei Carabinieri, ovviamente Marco Salami abbiamo visto gareggiare anche martedì al Gran Premio del Mezzo Fondo, ce ne andiamo avanti, ripeto, abbiamo visto 20 giorni fa a Rovereto per i campionati italiani, ottima la sua prestazione che con un gran finale gli è valso la terza posizione. E intanto sul maxi schermo vanno ancora le immagini di Federica Del Buono e del suo strepitoso 2-0-1 e spiccioli che gli ha garantito la vittoria, oltre che ovviamente il nuovo personale. Ed è la rosa che è davanti a tutti, quindi niente lepre Marco Salami, è la rosa che è davanti e si è superato da poco i 500 metri. Applausi per Stefano La Rosa, specialista che istante più lunghe, compresi in 10.000 in pista, nella cui scia troviamo col numero 128 Marco Salami. E poi via via tutti gli altri, eccovi Stefano La Rosa che sta cercando anche di allungare di qualche metro, poi c'è qualcuno ovviamente che non l'è disposto neanche a lasciare di qualche centimetro. 2-1-60. Ed è Stefano La Rosa sempre davanti a tutti, ottimo il suo regolo, passaggio ufficiosissimo del 2-0-9 agli 800, quindi ripetiamo ufficiosissimo perché è preso così al volo e a posizione di tempo di 2 minuti e 40 al chilometro, quindi di tempo poco superiore agli 8 minuti a posizione finale di questo mezzo 3.000. Ripeto, si è adattato anche un po' il vento, finalmente si è chietato, era un vento che dava fastidio soprattutto sul rettilineo principale. Applausi, applausi per Stefano La Rosa, il carabiniere davanti a tutti dal primo metro, inseguito da Dio in merce di Burundi, 2.42, abbiamo visto bene gli 800, posizione finale 8.05, 8.06 per Stefano La Rosa. Ovviamente a questi ritmi potrebbe diventare pericoloso anche qualche altro avversario, primo fra tutti il burundiano Mirotea, che è iscritto senza tempo, quindi non abbiamo il personale di questo ragazzo di colore. E comunque Stefano La Rosa che ha allungato in finlandiano il gruppo, potrebbero essere 6 gli atleti, anzi anche 5 gli atleti che fanno parte della prima parte del gruppo, coloro che possono giocarsi i 3 gradini del podio, per gli altri sarà sempre più difficile perché il distacco, come vediamo, si sta aprendo. E ancora di nuovo Stefano La Rosa che cerca di aprire un varco tra 6 proprio versanti, in proprio modo il primo della lista è Stefano La Rosa che ancora una volta prende sul traguardo per lui percorsi 1400 metri. Ancora ovviamente Stefano La Rosa che sta attaccando sul ritmo, ovviamente lui specialista delle lunghe distanze, lunghe di 3.000, quindi ovviamente si gioca soprattutto sul ritmo della gara e se la sta giocando alla grande per il momento davanti a tutti dal primo metro, sembra tenere iscritto senza tempo, quindi non sappiamo dirvi con esattezza le sue capacità, le sue possibilità in questa gara, ma è Stefano La Rosa che è ancora qualche metro di vantaggio, cercando di entrare il burundiano, non ce l'ha fatta, risponde Stefano La Rosa, è lui che è davanti praticamente dal primo metro, applausi, applausi per il carabiniere. Rappresentati da Stefano La Rosa a livello sia nazionale che internazionale, 1200 metri all'arrivo per Stefano La Rosa davanti a tutti, seguire con il numero 116 abbiamo visto Lino Bell e con il numero 116.
capace di correre i 3000 in 8 minuti e 9. E adesso il Stefano Rosa se sta andando, ha dato un bello strappo e decisamente sta allungando sugli avversari, in cui tra l'altro, tra i quali vediamo tra l'altro Peter Lantina, l'altro vicino di Rovereto, di Trodena, che ben ha figurato da sempre nei 3000 siepi. 5.24, ufficiosissimo ai 2000, quindi altro 1000 in 2.42, ritmo ultra costante per Stefano La Rosa, dimostrazione delle sue capacità di endurance, le sue capacità di resistenza, niente strappi, ma macina da davanti gli avversari e li costringe alla resa un po' alla volta. Applausi per Stefano La Rosa, per lui poco più di 800 metri al traguardo, che la serie non riescono a organizzare. Come dire, il rientro si apre la forbice, 5.56, mancano due giri e intanto abbiamo visto Guidotti, Lantiner, sono loro gli atleti più, come dire, che si candidano di più per il podio di questa ultima gara del meeting di Perge 2014, ritornato alla grande dopo un anno di pausa e di attesa per sistemare un po' le cose, riordinare le idee e poi rilanciare questa splendida manifestazione che apre l'agosto perginese. Ancora 600 metri per la Rosa, vediamo se chiuderà la grande con un 1000 importante o se, quindi, si accontenterà della vittoria correndo sempre su ritmi da 2.40-2.42 al 1000. Vediamo per lui ormai 500 metri all'arrivo. Si prepara ovviamente la campana per Stefano La Rosa. Eccolo qua, applausi per Stefano La Rosa, sempre più solo, sempre più davanti a tutti. Suona la campana per lui, suona anche per Dino e Bere, per Guidotti, Lantiner. Questi sono i tre che possono aprire la podio di giornata. Per loro il secondo e il terzo posto e ovviamente anche la medaglia di legno per qualcuno di loro che rimarrà all'asciutto sul podio dei metri 3000. E allora Stefano La Rosa, sempre più solo, sempre più davanti a tutti, va a prendersi il meritato applauso del pubblico e vediamo intanto che per la seconda e terza posizione parte Guidotti e non riesce a resistere Peter Lantiner che cede già in 200 metri. Guidotti sembra a dire per lasciare anche Nino Andere, ma tutto è rinviato al rettilineo ovviamente principale, dove si fanno i conti con le proprie forze. Applauso Stefano La Rosa, e vai da primo metro, si è andato, la vince il metro in 3000, vedremo poi il tempo finale, lui conta poco senso, chiude sicuramente bene le carabine, 8.06.17 e poi Guidotti per la seconda piazza e terza. Nino Bere, fuori dal podio per pochi metri, Peter Lantiner del Quercia Rettingrana. Io sono giù alla Cicamano. Arrivo. Andiamo giù? Stefano.